Quando i padri per necessità lasciano sti figli con mamma, vanno fuori per cercare fortuna, se ne vanno ma con dignità. Sembra tutto uguale, noi meridionali, tenemmo cuore rosso come un mare. Noi non volemmo guerra, ci tenemmo a questa terra, siamo gente mare a magandà. Com'è triste questa verità, quando sera torna fatica, non c'è sta nessuno che t'aspetta, non c'è sta nessuno per parlare. Sembra tutto uguale, noi meridionali, tenemmo cuore rosso come un mare. Noi non volemmo guerra, ci tenemmo a questa terra, siamo gente mare a magandà. Meridionale sape già che noi orna a casa da tornare, addosso non c'era chi ne stelle, e poi tutti insieme a cantare. Sembra tutto uguale, noi meridionale, tenemmo cuore rosso come un mare. Caro, se vorrei dire che l'anno scorso gli sbirri buttarono il carro e stanno non vanno a fottere. Tu a parlare a Don Galoggia ci può dare una mano a Germania. Con il carro con la Colombia fino a Germania e poi finire alla gata. Turetto, se succede qualcosa, appaiono tutti. E se dico tutti, sono tutti, non ce lo va a nudo. Ma capiste? Solo già, non vi preoccupate che io parlo con Don Galoggia. Con il carro da Germania arriva qua alla gata senza nessun problema. Perché da ci sono caruse fatate, con il carro arriva. Tu lì, Dio è fiducia a Dio, però mi ha dolore a mio, capisci? Dio lì, come arriva il carro, c'è pensare tu a smerciare. Però non ti scordare, amici calabresi. Ebbene? Se lo già, non si preoccupasse, che a smerciare sta roba ci penso io. E amici calabresi ci penso pure io. E voi non si preoccupasse. Hai veduto te, Angelo? Beh, io sei perché che vuoi mai faccio in bambino il traduttore. E ci facciamo sta salute. A salute. Beh, preparati che domani è magia a Torino. Come dice così, ce l'ho già. Silvio, ti ho detto fidati di me. Sì, abbiamo le persone giuste al posto giusto. Non ti devi proprio preoccupare. Va bene così, non ti devi preoccupare. Prego, mi dica. Sono Esposito, ho un appuntamento con il dottor Parisi. Sì, prego, si accomodi. Grazie. A te, ragazzi, non credo di conosco. Grazie. Sì? Dottor Parisi, c'è il signor Esposito? Ah, bene, lo faccio accomodare. Signor Esposito si può accomodare, se il dottor Parisi l'aspetta. Grazie. Buongiorno, dottor Parisi. Buongiorno, signor Esposito. Che piacere vederla. Piacere tutto mio. Si accomodi, prego. Grazie, grazie. Eh sì,
Dottore, mi avete mandato a chiamare e sono venuto. Esposito, devi sapere che io ho affidato una missione a Rinaldi molto importante. Però io volevo che c'eri anche tu in questa missione. Sono stato io a sceglierti, perché so che sei una persona abbastanza valida. Grazie. Vedi, quello che io voglio dire si trova tutto in questa busta. Ci sono tutte le informazioni possibili che tu hai bisogno. Che è una cosa però che riguarda solo me e te. E nessun altro, dico nessun altro, lo deve sapere. Mi raccomando, io mi fido di te. Dottor, porterò questa missione fino al termine. Farò del mio possibile. Si fida di me. Allora, Valentina, come va? Come va, papà? Come sempre, come al solito. E la scuola? Papà, la scuola va male, male. Tanto per cambiare. Te l'ho chiesto per cortesia, devi impegnarti la scuola, per il tuo futuro. Lo so, ma non c'ho proprio voglia, non ho stimoli, non mi piace. E che ti piace fare? Ma non lo so, il mondo della moda, cantare, cioè ci sono tante cose, proprio lo studio. Piace. Il mondo della moda, dello spettacolo, sai, sono contro, a me non mi piace. È un mondo falso e non voglio che tu finisci in mani sbagliate. Capito. Non mi dare questi pensieri, questi problemi. Fammi stare con la capa tranquilla. Parenti, adesso papà va in missione, mancherà qualche settimana. E non posso nemmeno chiamarti perché non sono autorizzato. Per questo non mi fa tenere pensieri. Non so. Cioè, tu prendi tutto così alla leggera, non ti interessa quello che faccio, prenditene vai col tuo lavoro, non mi pensi tu, né mamma. Sto buttata in mezzo a una strada, cioè, non mi interessa proprio niente di me. Hai ragione, lo so. Dai. Prima o poi finirà questo lavoro. Dici sempre così, poi non finisce mai. Vai. Sempre. Dai, vedrai che avrò più tempo per te. Ma come ti faccio a credere? Non ci sei mai, mai. Dai, quando torno dalla missione ti porto in vacanza. Ti porto a Disneyland. Ma a Disneyland? Papà, ma che c'ho 3 anni? E a voi? Ma che ne so, andiamo in spiaggia, andiamo a Miami, New York, andiamo da qualche parte, facciamo shopping, andiamo da qualche parte. Disneyland. Massimo, ci andiamo a Capri. Ti piace Capri? Diciamo meglio Capri. Vabbè, dai. Da Capri. Ti prometto che appena torno dalla missione ce ne andiamo a Capri. Voglio vedere.
tutti, perché ho convocato proprio voi. Ognuno di voi ha delle qualità che servono in questa operazione qua. Adesso vi spiego un attimino di cosa si tratta. L'anno scorso abbiamo intercettato un carico proveniente dalla Bolivia, ad Amburgo. Un'operazione avviata da un clan italiano. Quest'anno abbiamo avuto notizia che si sta preparando la stessa operazione. E in collaborazione con le autorità tedesche locali vogliamo cercare di anticipare i tempi e vedere se riusciamo a bloccare tutti quanti. Cioè non solo il carico come ci è riuscito l'anno scorso, bensì anche i mandanti. In questa operazione qua voi siete abbandonati a voi stessi, nel senso non avete né cellulare né potete portare armi, perché state operando fuori dal territorio nazionale. Non avete nessuno, io sono il vostro unico riferimento, tramite il commissario. Quindi tutto quello che voi avete da dire, da comunicare, va tutto tramite lui e viene a me. Grazie dottor Rinaldi, faremo del nostro meglio. E mo, buon lavoro e mi raccomando, non facciamo figure in merda, non vi fate male. Mi hanno dato questo incarico e ora mi tocca farlo. Non posso fare un passo indietro. Ma c'è pure rischiare la vita, però, eh? Se il Signore vuole, mi aiuterà e mi fa uscire vivo. Buongiorno Salvatore! Minchia, non ce l'ho da cagare chi si fa! Ah, vattene! Oh scema fa tu! Fammi le cagare, i prezzi come sono, Salvatore! Salvatore! E il pummarotto era un uomo, ma si scema! E che minchia è a fare? Come mi viene? Dai, gente, dai, già la fam! A fammi un faccio, 7,99, ma siete tutti scemi però, che me li hanno rubato, voglio! Ah, oh, vieni che ho spizza pronte, che ti ne parline, dai! Guarda qua, va, allo sta la spesa mia! La spesa mia, allo sta! L'ho con terra, E allora che faccio? Me lo paga proprio, ciao! Martino, po. È meglio me lo paga a rubare, è meglio! Attendo, va! Chi sotto, per carità! Te, quando vengo nel porto, mo lascia sta! Si allunga, sul rubone! Il cipollo! No, perché se l'hai io! Ma te lo vai o no? Finca ogni giorno la stessa storia! È vero! Sabato! Dai, vedo tu! Comunque, parliamo di mare! Si può ragni, tu non che i soldi, se no niente! Scrivi! Ah, cazzo! Ma non lo sono un conto! Ciao! I soldi va a buttare! Dopo domani! Ciao Salvatore! Ma non me lo rompo, cazzo! Buongiorno, ufficio dottore Cata, mi dica. No, mi dispiace dottore, non c'è in ufficio. Mi può lasciare il numero?
0 2 2 1 5. Allora, questo è l'indirizzo. Mi raccomando, domani mattina massima puntualità, ok? Grazie. Di niente, arrivederci e si faccia sentire. Buongiorno, signore. Buongiorno, Saverio. Vorrei parlare con il dottor Licata, c'è per caso? Aspetta che ti annuncio. Dottor Licata, c'è Saverio, lo faccio entrare? Va bene, ok. Puoi entrare, ti aspetto. Saverio, a che devo il piacere di questa tua visita? Ma dottor Licata, ero venuto per quel progetto della scuola italiana che è in costruzione qui a Colonia. E all'avvocato De Santis gli farebbe piacere di prendere la parte di questo progetto. Va bene, non c'è problema, Saverio. Riferisci all'avvocato De Santis che io ne parlerò con Don Calogero e sicuramente si troverà una soluzione soddisfacente. Va bene, dottor Legato, allora aspettiamo la vostra risposta. Allora, Picciotto, chi è sta visita? Venimo a Mozzo Tovi. Mozzo Tovi? E che vuole mia? Prima di tutto, vi mando tante salute. Cosa cambiate? Secondo una cosa, del quartiere, pagano tutta la circolazione. Ora da lista, manca solo tu. A lista? E chi è sta lista? C'è detto tutto dove in la lista non c'è stato e manco c'è trovato. Ma la situazione è una situazione che vostro bene. Può bene il negozio, può bene la vostra famiglia. Tu stai tranquillo. Può bene il negozio e la famiglia. Ci penso io. C'è detto tutto dove quando era qua si piglia il caffè, paga e se ne va. Come facete qua? Ho pigliato il caffè. Ora pagate e ne uscite. Tu, manco sai tu cosa dici. Io non so quello che dico. Non sapete altro con come mettere sto picciotto, gli divenne. Jerry, tutto a posto? Sì, da te? Insomma, come sempre. Allora, Ciro, ti faccio il solito? Come sempre. Con 3C? Sempre con 3C. Ok. Oggi non si è venduto niente. A ieri per me. Altro ieri per me. E vai, Germania, va. Grazie, Gerlino. Jenny, come cazzo cosa? E che ha fatto che lavoro voi su? Ah, Ciro, questo significano le 3C? Come cazzo cuoce? Bravo, ha capito buono, bravo, bravo, bravo. Jenny, 3 giorni che piove. Come ci fa? L'osservatore mi aspetta. E i soldi? E quali soldi? Lascio con la mia donina. Ieri senza lavoro, oggi senza lavoro, altro ieri senza lavoro. E che facciamo qua? L'osservatore mi piglia in braccio oggi. Quando va con la pace, vedi? Me ne fa fuire un salvatore. Andiamo là, ma non si può dire niente così, è inutile. Non si può andare avanti così. Senti, è finita la Germania. Una volta era la Germania, questa mi divana. Ciro, siete un attimo qua, ti voglio parlare. Scusa, Jenny, scusa. Che è successo, Ciro? Ciro, il lavoro come va? Come lo dico, si azzecce, non si fatica. E se non si fa tutto il mercato, cancia un sacco di soldi. E non sappiamo come ci fa, che non ci guadagnate niente, Ronny, niente. Con Don Salvatore, te lo risolvo io il problema. Ci vado tu? Ci parlo io. Ora parlo con Don Calogero, così tu farai parte della nostra famiglia. Ronny, io sono buono voglio nel tuo sangue. Ti chiaro no, non so ce neanche se la faccio a fatica con la famiglia vostra. Però ci provo. Tu sei un bravo ragazzo, tu sai, però ci provo, ci provo. Lo so che sei un bravo ragazzo, tu prova, altrimenti puoi uscire quando vuoi. Senza rischio? Senza rischio. Proviamo? Solo per provare, se ti va ti va, se non ti va. Se senza rischio... Tu non rischi niente, Ciro, credi. Tu sei un bravo ragazzo, lo sai, non so che famiglia che venga, non voglio che... Lo so, Ciro. Va, proviamo. Ok. Benvenuto nella nostra famiglia. E a me non è che sei stato. Se tu dove? Siamo già, ho fatto la circolazione.
sono persone che la pagano e persone che si rifiutano. E qui che sono cosa per fare? Che dove c'è terreno? Caccia a fare capire, nel suo quartiere, che vanno a pagare tutto. Se Totò, noi ci facciamo capire, o che buone, o che tinte. Allora Giuseppe, fammi capire, come stai in la vendita? Insomma, c'è qualcuno che ci rompe la minchia, non va bene bene. Comunque, tu fai un altro voto giro. Chi se che non stanno cattando non te nasce. C'è a dire chi in zona, solo un altro a vendere. E se non vogliono capire, tu ci fa capire chi buoni o chi tinti. In zona, solo un altro a essere che a vendere. Mi capiste, pe? Ok. A così sa fare. Va bene, soffrente, facciamo come diceva sì. Ne facciamo altri il giro e ci facciamo accattare il pane a sovecchiare. Salutami. Buonasera a Buonasera. Allora, come restiamo per due volte? Ci stiamo. Ci ho visto il tutto che non pago niente. Alla famiglia ci penso io senza assicurazione. Non paghi niente, tu così, eh? Leva sta cosa che non mi scatto! A pagare! Non pago niente! Annesci i soldi, a pagare! Minchia, Carmen, chi sto ti sminchia? L'importante è che abbia la sua lezione! Come stanno i tuoi? Abbiamo tutto sotto controllo. Frank, come fu il viaggio dalla Svizzera? Petuzzo, dai a dire la verità, fu abbastanza bene. Mi sembrava un po' più complicato, però sono andato tutto a posto. Buono. E allora, Ciro, quando ci dobbiamo muovere? Non vedo, stiamo aspettando la telefonata. Mi chiamano e ci andiamo. Noi siamo pronti. Oh René, andiamo tardi di buttane, se tu vicino a parlare sordi. A questi facciamo contento il sudato. Vabbè, Carmen, amo in italiano, dai. Amo. Buongiorno. Fa sentare il sudato. Oh, Simone, si accomodarsi, c'è da te. Su Totò, ho picchiato un caffè insieme a Nacho. Sì, sì. Giuro, ho dato una giocata. Caffè per favore. Frank, come vanno a fare in Svezia? Su Totò, non ci possiamo lamentare, è tutto a posto. L'importanza è come tenete a corrente, va bene? Non mancherò, su Totò, sarà fatto. Qui, a Munizia di Napoli, facete vecchiare con il treno veloce. E che treno veloce acciano, Totò? A così la mandiamo indietro. E avanti, e noi facciamo pagare a due volte. Così facciamo, dottore, senza problemi. Vabbè. Tutto qua sotto controllo, eh. Sì, io non posso venire all'incontro. Però l'importanza è come tenete a corrente a me e ai carosi per te. Va bene? Dottore, voglio dirmi per sé. Vabbè. Non mi preoccupare. Picciotto, io me ne vai. State per buona, va bene? Va bene, va. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Pronto? Non salva tu. Stiamo venendo, stiamo venendo. Sempre un solito posto, hai già capito.
A fra poco, Don Salvatore. A fra poco. Don Salvatore, amma fui. Un'altra pronta, sì. Da, la piglia la mano. Come si accomanda, non vedo. Per me un gin tonic, grazie. Per me un tassoni. Grazie, arrivo subito. Grazie. Prego. Gentilissimo. Volevi chiedere una cosa, ma voi in questa situazione, che ci ha azzeccato? Frate, anche conoscenze giuste. Va bene. Voglio, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, la fede. Come va? Franco. Professore carissimo. Sembra un piacere. Signorina. Prego. No caffè, signorina. Nient'altro? Va bene. Caffè? La ringrazio e complimenti. Balla quella. Che bello culo. E tutto buono, professor. Caffè. Con l'amico in Germania. Tutto a posto. Tutto a posto, Franchi. Hanno accettato tutte le condizioni nostre. Loro hanno bisogno e portare sto carico fino alla Sicilia. E l'importante è che ci fanno guadagnare la munizia. Poi resta buono fare quello che vuole. Professor, l'accordo che ha già pigliato, che la munizia da partire a Napoli e ad arrivare in Germania. O viaggio è andato. Ci hanno messo il rifiuto addosso, c'è chi l'amici riposto. Franchi, poi ritorna. Loro nascono una roba a loro. Andiamo un inizio. E arriva fino a Sicilia. Noi a questi ci guadagniamo. Si ingoppiamo un inizio. Che ingoppa lo smaltimento di questi rifiuti tossici. Che a quanto sembra, è un bello business. Caffè, io la vedo bene. E voi, professor? Caffè, io tengo una parola. Accendami, è serio. E non voglio parlare più. Vabbù, però l'importante è che non facciamo brutte figure con gli amici della Germania. Altrimenti, non va per noi. Adesso abbiamo questa cosa e poi alla fine non me ne frega proprio niente. Io voglio e devo sposarti dopo la missione, subito. Cioè, già ne abbiamo parlato l'altra volta, comunque dopo la missione voglio sposarti veramente. E quindi ho deciso oggi di andare magari in un negozio per vederci qualche abbigliamento per il vestito da sposa. Che dici? Wow! Vestito da sposa e come?
Allora ragazzi, dopo un anno ci siamo ritrovati di nuovo qua, perché ci dobbiamo riprendere quello che era nostro. Ci hanno fatto fuori per un'infamità che noi non abbiamo fatto. Loro hanno perso la roba, ma noi non c'entriamo niente. E se c'è un infame, ce l'ha sicuramente Don Gologero questo infame, non noi. Io si pigliare a re tutte cose. Si sono presi di nuovo i casini, i night, sala da gioco, bordelle e le tangenti che sembrano l'ufficio delle entrate che c'è in Italia. E che se cosa hanno a tronare a re a nastro come l'avevamo prima. E se non ci conviene a loro e vogliono guerra, noi ci facciamo di nuovo la guerra. Va bene? Va bene. Va bene. Tu va bionda sei troppo onesta, che è nata per l'uomo insista. Allontana da sta maestra che diventa figlia mamma. La 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 la. Tu fa credere nel podlasso e Ciro, ancora in Duliet, svegliati! Buono, ma so! Si fa solo la ira! Stanno facendo la guerra, ma sì! Buono, mio Dio! Ah, Gesù Cristo, mamma, forse tu? Come ci fa? Come ci fa? Io non ce la faccio più. Mio marito a casa tengo una croce, mio frate mi ha ma io ci ho fatto male in coppa a terra, in non so. Poi mentre si canta, c'è la chiangere. Sai sanno il caffè? Ciro! Ti guaizza! E mi si vuole che le sta ancora rindolito, muovete! Madonna mia! Solo mi sto morendo! Ciro! Tu guaizza! Ma la miseria ancora rindolito, io ho mercato io! Scendi, il caffè è pronto! Ciro, il caffè è già andato! Ciao, il caffè! Ora questa sono rimasta a fare solo la ira! Ora con la parola faceva la guerra che non usciva prima! Quanto è bello, quanto è là! Ruffiano! Quanto è bello! A questo caffè! Ruffiano! Sta collaborando! Sembra che... Io non mi toccare, non mi toccare! Parlo un po' con pizza e riso! Ero contento! Ma mi ha un caffè! Come fai? La scazzellosa! Che tu ne hai a fare un mercatino oggi? Ah, se c'è un mercatino! Ma non c'è che ci vai più tardi, cioè. Ci va. Ma comunque, un tempo come. Un caffè. Bel tempo. Bel tempo, allora si guadagna le sordo. Ah, vabbè, sordo. Come vabbè? Tu stai diventando legge mio marito, stai diventando. Io sto diventando legge marito. Ma come dove vengono a quest'ora? Ma come dove vengono a quest'ora, dice una cosa di questo? Io come marito. Io vado a faticare, dire come so se vado a faticare. Tuo marito dov'è? Sta giocando le carte? O sta dormendo nel letto? Va buia. Eh? Ah, lo so. Va buia. Non ci l'ha nel caffè, in tuo panno insieme a te. C'è un dalino in tuo jukebox, quando è bello stare in tuo panno. Che si passa? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Per favore. Sta faticando. Con una fatica che si è trovata. E poi sai, sempre tardi in tuo letto, sai. Ma c'è stata una fatica per faticare. Ma lì ti dico che carta. Non ci l'ha nel caffè. Canta, canta! Beh, c'è qualcosa per te? Se c'è, è tornato Nicola Albanese. E perché? Ci vogliamo prendere di nuovo tutta la zona. Voi sia, ci vuoi partecipare? No! Ma faccio sapete che è Don Calogero! Chi è pericoloso? Chi è... L'ammazza! Anzi, dice all'albanese che conviene la ragione! Don Gologero non ammazza tutto come niente! Ma vostia non sa scandare, ci siamo niente, ci siamo. Perché niente l'unione fa la forza. Non sono d'accordo, hai paura! Mi scando, io tengo la moglie e i figli! Ma viaggio non fate scandare, ci siamo niente. No, non sono d'accordo, io mi scando! Hai paura! Questo mi piacerebbe proprio indossarlo. Allora fallo! Dai, fammi ma vedere come ti sta. Tu? Beh, che c'è? No, mi porto sfortuna. Ma cosa vuoi che succeda, scusa? Dai, fallo. Tu lo sai, lo sposo non può vedere la sposa prima del matrimonio, altrimenti porto sfortuna. Oh. Ma dai, ci sono io a proteggerti e poi ti vorrei vederti veramente come ti sta. Dai, provalo, fallo per me. Dai. Dai, su. E fallo, dai. Ok.
Se vedi, non ha caputo niente. Ho cognato a connordo. Amore, sei pronto? Non vedo l'ora. Mamma mia, quanto che bella. Ma amore, ma non credi che porta sfortuna? Così, con vestita di sposa, prima del matrimonio. Ma cosa vuoi che ti succeda? Non fare troppo la superstiziosa. Ti proteggerò io, non ti preoccupare, ok? Ti amo. Cosa vuoi? Lasciami stare. Ma ascoltami per favore. Devo parlare, devo dire cose importanti. Cosa mi devi dire? Le solite bugie? Ma che bugie? Ascoltami per favore. Io nei prossimi giorni, per motivi di lavoro, sarò un po' fuori. Però ti prometto, amore, che questa volta sarà l'ultima volta. Ma dai, l'hai detto anche l'altra volta, non ci credo. Questa volta la cosa è seria. Non ci credo. Non mi crede? Tu sei dimenticato l'America? Famiglia? Bimbi? No, non me lo sono dimenticato. E allora? Tu mi ami? Perché tu mi ami? Certo che ti amo, se non te lo facevo sto discorso. Lo sai che tutto il quartiere parla male di te? Io non voglio dare ai nostri figli un padre come te. Bugiardo e falso. Cerca di un lavoro serio, come fanno tutti quanti. Dimostrami che veramente mi ami. Amore, te lo giuro che ti amo. Dammi un poco di tempo, te lo dimostrerò. Ti farò la donna più felice al mondo. Ok, ti voglio credere questa volta. Ma se lo fai un'altra volta, a me non mi vedrai più. Ti giuro, amore, questa volta sarà l'ultima volta. Dai, andiamo a passeggiare. Sasso, prima un po', chi è la Rossa? La Rossa, ieri a te discoteca e ti rimane a casa la compagnia socio. Sei sicuro? Scusa. Io credo che no. E perché? Ha già sentito stare insieme a Carmelo, non voglio nemmeno i miei amici. A me mi piace fare questo fatto. Oh beh, nessuno che si ci mancava. Ha cruciato via croce mio marito, ma si mette pure essa. Comunque tu vieni a parlare con figli e ci parlo con Carmelo. Vabbè, ci parli con mia figlia. Sto fatto non mi piace. Ci parli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ebbene, vieni a pigliare un caffè, vieni, vieni. Ora me lo vengo a pigliare. Chi sta sempre questa faccia appesa? Buongiorno si vede la mattina, si vede. È marito. Mettici un caffè, mettici. Oh, vai piano. Allora, non essere ora non brillo. Ebbene, ti vieni curioso, oggi che c'è? Sono stato a lavorare. Vai a faticare? Io vado a faticare, ebbene. Ma va a caricare tre ruote e me ne vado a faticare. Tu fatichi che carta a mano, che sei a faticatore? No, mica c'è solo quello lavoro, ci sono altri lavori da fare. Ah, altri lavori? Allora con Nicola Albanese fatichi tu. Ciro, lascia stare quel nome. Non nominare un nome Nicola Albanese, che è meglio per gli altri e per tutta la famiglia. Ok. Ma capite qualcosa tu? Thank you.
Ramona. Che passa? Bene, bene. Ciao. Ramona, com'è andato il viaggio? Ringraziamo a Dio, il viaggio è andato bene. Roni, io ti voglio bene come un fratello. Io sono venuto da Colombia e venne qua per risolvere prima i problemi dell'anno scorso. Lo sai che abbiamo perso un carico di quasi 2 milioni di euro. Ramon, tu lo sai che io per te ho molto rispetto anche. Io ti chiedo scusa al mio nome e al nome della mia famiglia. Però purtroppo il carico che abbiamo perso l'anno scorso non è stato colpa nostra, è stato colpa di qualche infame. Noi ancora vogliamo lavorare con te e cerchiamo di recuperare anche il carico che abbiamo perso l'anno scorso. E come vorresti fare? La perdita è stata di 2 milioni di euro. 1 milione di euro per la nostra famiglia, 1 milione di euro per la vostra famiglia. E recupereremo al prossimo carico. Ok, ci sto. Però questa volta si va a fare come ve lo dico io. Sarà un doppio ricarico. Sono 3 milioni di euro in gioco. Più 1 milione dell'anno scorso, sono 4 milioni di euro. Ci state? Ok, Ramon, ci stiamo. Grazie che sei venuto all'incontro. Le nostre famiglie hanno sempre lavorato assieme e ancora devono continuare a lavorare assieme. Vedrai che il carico che abbiamo perso l'anno scorso lo recupereremo. Bevete qualcosa con me? Ah sì, Ramon, festeggiamo il prossimo carico. Ramon, prendiamo la nostra salute, alla nostra famiglia e al prossimo carico. Ho portato roba nuova, volete provare? A me. Prova questa roba. Passa a me. Minchia, buono, Ron. Però questa volta deve andare tutto bene. Se no, la vostra famiglia avrete grandi problemi con la mia famiglia. Ramon, ringrazio te e la tua famiglia per la fiducia che ci date. Vedrai che stavolta andrà tutto liscio come l'olio e recupereremo anche il carico perso l'anno scorso. Ok, mi fido di te, Ron. Io adesso ritorno in Colombia, però ci saranno i miei uomini all'incontro. Paolo, non dimenticarti due caffè. Ah, dopo che Maria, senti, te lo offro io il caffè oggi. Oh, grazie, la prossima ti vieni tu a casa mia, te lo offro io. Oh, grazie, bene? Volentieri. Con piacere. Scusa signora, posso passare avanti? Sì, certo, prego. Posso prendere un pacchetto di gomma? Sì, 1 euro. Ciao. Ciao. Allora Paolo, ti aspetto per stasera per il caffè. Ci conto, eh? Ok, ci vediamo più tardi. Allora ragazzi, intanto a quanto pare mancano 2. Dice quello Oliviero. Il piscopo è un appostamento, invece la Paola l'ho infiltrata in un negozio di alimentari come cassiera. Bene. Allora vi sarete resi conto voi stessi che non andiamo avanti, cioè che l'indagine si è bloccata. Purtroppo sì. Quindi, quello che c'era da scoprire l'abbiamo scoperto. Quindi abbiamo 2 alternative. Ci fermiamo qua e prendiamo questi 4 scagnozzi che vanno in giro. Oppure andiamo avanti. Andare avanti significa andare dietro le linee. Cioè dobbiamo andare nell'organizzazione. Dobbiamo infiltrare qualcuno. Perché purtroppo la polizia locale più di quello che ci ha dato non può darci. Cioè loro non possono apparire ufficialmente. E spado con Maris. Iave Gabbona. Dottor, c'ho un'idea. Non ho un'esca per prendere vari pesci, ma una rete per prendere i pesci con tutto lo squalo. We'll be right back.
so, siete venuti per i soldi, però purtroppo io le cose mi sono andate in mala mia. Un saggio che mi dà 5.000 euro, ma purtroppo non ti posso dare 5.000 euro. Te ne posso dare 2.000. 2.000 euro? Come lo fa? E su picca, non ne va più, e su travaglio male al tuo male, come va più io? Digli a Don Galoggio che mi scuso, quello. Purtroppo io, al prossimo mese ci posso dare. Questo mese, purtroppo, non hai un capigliali. Pensa, non è per te, ma Don Galoggio può trovarne i soldi. Purtroppo vi dovete accontentare di queste che vi posso dare, Ciro. Non hai un capigliali, purtroppo io sono pure disperata per mia. Sono disperata io, non hai un capigliali io. Si erano promesse, promesse devono essere. E se su 5.000 euro, 5.000 euro hanno essere. Questo ve lo dico, per la vostra sicurezza. Calmati, Carmelo. Ma vedi con Don Galoggio, non ti preoccupare. Enza, 5.000 euro dal prossimo mese. Garantiti. Garantiti. Va bene. Va bene? Questo mese sì. Questo momento lo posso dare solo che sei 2.000 euro. Voglio vedere. Te lo prometto. Va bene, ti raccomando un mese prossimo. Andiamo in genere, calma. Grazie Paola che sei venuta, mi ha fatto molto piacere, una bella sorpresa. No, grazie a te Maria che mi hai invitata, perché sono nuova qui in Germania, quindi mi piace fare nuove amicizie. E Rosa, dov'è Rosa? Rosa sta facendo il caffè, adesso arriva. Qui, ciao Paola. Ciao Rosa. Non sono venuta prima che stavo facendo il caffè. Tutto bene? Sì, tutto che bene. Che piacere di vederti. Il piacere mio, Rosa. Ma come stai, ben in forma? Ah, grazie. Siediti, ti prego. Tutto con questo sole oggi? Ah. Sì. Un biscottino, un caffè? Ti ho visto triste l'altro giorno. Piangevi. Posso domandare perché? Paola, che ti devo dire? Io ho problemi. Ho problemi di mio marito, ho problemi di mia figlia, mio fratello. E qui nel quartiere le persone parlano. Io ho paura veramente. Comunque non me ne va di parlarne. Dai, prendiamoci un caffè, dai. Vabbè, ok, dai. Carmen, hai già sentito che stai insieme al nipote Michiana? Sì, Ciro, è vero. È vero. E perché mandi la gente, no tu? È da tempo che ti voglio parlare, però non trovo il momento giusto per dirtelo. Però è chiaro, ci amiamo. A tua sorella ci devi dire le mie scuse. Ma io è chiaro, vogliamo fare un futuro insieme, vogliamo fare famiglia. E che futuro ci vuole, Carmè? Che futuro? Che tieni in capo fa? Per favore, fammelo capire, non ci ho capito ancora. Che avvenire, vedi? Che avvenire? Che avvenire? Ma io cambierò. Cambierò. Non farò la vostra via. Che cambia? Io farò un'altra via. Ma sei pazzo? Come? Che vuoi cambiare? Lui sta mintando a me, tu vuoi capire se no? Carmè, in tuo giro sei esce solo morto. Che vuoi fare? Che vuoi cagnare? Che cambi tu? Sei entrato e mollami. Tutto quanto l'amo. E mi fa la vita nostra. Basta. Lascia stare sta vogliona. Lascia stare. Capisci, Carmè? Noi scampo, noi teniamo. Amma morì tutto quanto. Oggi rimane. Lascia stare, Carmè, per favore. Diego, vai a vendere sta roba nella zona nostra e non tenere paura. Ma quale paura? A me non ho paura. Così mi piace. Che volevo, che mica ci fatta, eh? Te l'hai detto già che sarà una volta che tu già bene la spacciata. Chi sta in zona rompì? Te la mette le rinde a testa, chi sta in zona rompì? Tocca, non è spacciato, non interessa rompì. Non interessa rompì. E ora aspetta che tu insegno io se ti interessa un dito. Ma è già, sta lì. Un vero pezzo di me, sta lì un pezzo di me, dovete cominciare un pezzo di me. Sta lì. Sta lì, sta lì, la tocca già bene. Ma chi sta tutta in zona rompì? Ma pensi che te ne sei? Come merda, dateci una ragione, come merda! Bastardo! Oh, non mi c'ho, te che ti ha passato! Basta, basta! Vattene, dai! Vattene! Vattene via! Che se andate a tombare, non ti avvenire qua!
E qua ci metti i piedi al cane, eh? Vi faccio vedere io a quei catalignati, pezzi di merda, chi sa mi ha pagato cara, mi ha pagato. Buongiorno signorine. Buongiorno dottor Montone. Buongiorno dottor Ligata. Buongiorno don Cavoggero. Come va, a posto? Tutto bene, voi tutto a posto? Sempre così. Accomodatevi, prego. Grazie, molto gentile. Allora, don Calogero, l'ho fatta venire perché qua la situazione si sta ingarbugliando un po' e volevo chiarire alcune situazioni con voi, visto che è giusto anche così. Alla sua disposizione. È stato Ronny qua da me, mi ha informato che, come del resto l'anno scorso, prossimamente qua a Colonia arriverà un grosso materiale dalla Colombia che noi naturalmente dobbiamo trasferire agli amici italiani. E si tratta di un grosso materiale e non possiamo rischiare di fare brutte figure. Allora, dottor Liga, mi chiama tutti i picciotti che ci sediamo e parliamo di tutti i problemi che ci sono. Perché qua dobbiamo mangiare tutti. Se mangia uno solo, si affoga. Siamo in testa. Mirko, come potremmo dire? Don Calogero, possiamo andare. E allora, dottor Legata, io lo saluto. Don Calogero, tanti saluti. Tanti saluti alla sua signora. Al più presto le farò sapere qualcosa, va bene? Faccio lo stesso. Ok, grazie. Esposito, come stanno andando le indagini? Dottor, come avete detto voi, ho messo sotto osservazione l'ufficio del dottor Ligata. Avete scoperto qualcosa? Per il momento ancora no, c'è gente che entra, gente che esce. E qualche cosa di concreto? Ancora no, però ho incaricato a Pisco e Mancini di entrare all'interno dell'ufficio, nell'assenza del dottor Ligata. Delle cose carine in vetrina e allora ci interessiamo. Per che cosa vi occorrono? Noi ci sposeremo. Auguri!
Buongiorno, picciotte! Statevi qua, statevi qua! Buongiorno! Allora, picciotte, che si dice? Tutto a posto. Sempre così, ragazzi. Picciotte, oggi mi sono riunito qua per parlare dell'affare della famiglia e dei problemi. Allora, deve trovare questo carro con la Colombia e come incaricato è Ron. Don Galoccio, l'ho contattato i colombiani e abbiamo un piccolo problema. I colombiani vogliono recuperare il carico perduto e questo qua si porta avanti ugualmente. E quanto vogliono un carico peso e quello che si deve arrivare? Vogliono 4 milioni di euro. Queste cifre, sto momento, non ce l'abbiamo. Vedremo se potremmo parlare con la vostra famiglia. Se ne potremmo aiutare da una parte all'altra. Allora, Frank, abbiamo questo problema di qua. Tony, abbiamo questo problema. Come possiamo sistemare la situazione qua? Don Calogio, voi lo sapete che io ci aspetto. Da parte mia può garantire per mezzo milione di euro. A posto, Frank. Don Calogero, la famiglia è mia. Io belgio. Garantisci 500.000 euro. Ma vuole garanzia. Tor, a che c'è Don Calogero che garantisce? La vostra parola mi basta. Grazie, Don Calogero. Beh, e allora, sto cargo a ieri in Sicilia. Il nostro amico Luciano La Rocca. E l'incaricato è Vito. Allora, Calogero. Dimmi. Da qua fino a Basilea corrispondo io, da Basilea in poi amico nostro Feng e poi da Napoli c'è Raffaele Coppola che trasporta fino in Sicilia, tranquillo. Perfetto. Giulio, allora? Don Calogero, il problema che abbiamo attualmente sono i rifiuti tossici degli amici napoletani. Loro ci garantiscono il trasporto in Sicilia e non vogliono essere pagati. Però in compenso noi dobbiamo ricambiare inserendo questi rifiuti tossici nei contenitori dell'immondizia che da Napoli vengono trasportati qua in Germania e io a mia volta già ho contattato l'amico Tony dal Belgio che appena arriveranno lui li nasconde nelle vecchie miniere del Belgio. Quindi il problema è risolto. Bravo, hai fatto un bel lavoro. Grazie. Allora, dottore, l'immondizia a Napoli, come siamo comunati? La munizione di Napoli la facciamo chiamare una volta e la facciamo pagare anche due volte. Bene, a posto. Allora, avvocato, mi dica. Don Calogero, ho ricevuto i nuovi progetti della nuova scuola che verrà costruita qui a Colonia e con i finanziamenti dello Stato italiano e con il vostro permesso questo appalto lo vorrei io. Avvocato, l'avrai. Grazie, Don Calogero. Picciotto, è arrivato di nuovo Nicola Albanese a rompere le minchie. Allora, Pino, pensici tu. Con tanto piacere, Calogero. Pure io c'hai una cosa in sospeso con su cosa futura. Bravo. Picciotto, e allora? C'è qualcosa ancora da dire? Tutto a posto. Grazie di questo incontro, ci vediamo alla prossima. Ok. A posto. Ragazzi, conosco il vostro stato d'animo e quello vuole funzionare. Non per niente ho voluto che voi partecipaste a questa missione. Quindi vi farò infiltrare in questa organizzazione e fare fine a tutto. Dovete badare a voi stessi e lo sapete bene che è una cosa molto molto pericolosa. Ma che sia ben chiaro, questo a suo tempo e a modo mio. Ragazzi, vi ho riunito oggi qua perché c'è la banda albanese che ci ha rotto le scatole e ci sta pestando i piedi. E allora ci ha mandato una lezione. Ora Angelo, per Don Breng, che decido? Carmelo, Pozzo d'Adone, mi riuniamo tutti. Andiamo a trovare una soluzione come ha fatto. Don Vito, come stai comando? Non rifacciamo. Va bene, va bene.
Vito, sono arrivati, sono dentro la pizzeria. Dan, i ferri pronto su. Tutto pronto, Don Vito. E allora Carmelo e Peppe trasero in da pizzeria e sanno che dovranno fare. E lascio tutto fuori a coprire tutti i spazi, va bene? Caruso, mi fido di voi, vi chiedo un servizio pulito, ok? Va bene. Nel nostro territorio si permettono i fasti sgravi. A noi. Cosa lordi. Erba tinta, muore male, cioè no. A così diciamo in Sicilia non male. Ci facciamo bene, surci in euro. Calme, fa che cosa fa, calme. Voglio. Yeah. Lo tornammo nella zona nostra e la mappa era tutto cose nemmeno nostra, leggero. Come dicevo sì. Muriti, pezzi in mezzo! Sei no! Was soll das? Frank, es lohnt sich nicht, mit euch zu arbeiten. Es reicht, es war lange, aber ich verdiene mehr mit den Jungs aus Marseille. Okay, Anesti, ich respektiere deine Entscheidung. Aber du wirst sehen, du wirst wieder zurückkommen. Weil wir haben lange genug zusammengearbeitet und vor allem auch ehrlich. Und das weißt du. Du kannst sagen, was du willst. Wir werden sehen. Und steh auf und geh jetzt. Ma vaffanculo, ma rotti i palle! A te che ha messo le malacca! Devo da sta visita. Vietozzo, purtroppo in Svizzera ho dei problemi. Ci sono i marsigliesi che stanno cominciando a rompere un po' a piazza. Per questo mi serve l'aiuto di tutta la famiglia. Perché solo non ce la posso fare io. È un altro caso, amore. La famiglia per che serve? Serve perché si può dare aiuto. Vito, io chissà volevo sentire la pace. Perché sulla famiglia si può contare sempre. Grazie. La famiglia per che serve, Frank? Mi rispetto. Buongiorno, da nozze. Don Frank, mi rispetto. Ciao, Dan. Buongiorno. Dan, Nicola Albanese respira ancora? Don Vito, Nicola Albanese finito di respirare. E picciotto suo? E picciotto suo ancora respirano. La mappoluziare, Dan. E che ho preso possibile ne facciamo respirare che ho, Don Vito. Bravo Danuzzo, non mi deludere però. Don Vito, tutti poliziamo, non è deludere, non si preoccupasse. I suoi ordini non ci discutono. Bravo Danuzzo. Picciotti, amo nenni, amoci a lavare il respiro a stembane. Signore, una curiosità, volevo sapere, ma qui la zona com'è? Tranquilla, un sì, po' vivace? No, è tranquilla. Sì? Sì, non... Cioè non sono mai stati problemi? Io sono 17 anni, capito qua.
No, tanto per cui siccome siamo nuovi, quindi mi piacerebbe conoscere un po' l'ambiente. È tranquilla, però diciamo ognuno si fa i fatti suoi qua. Ah, vabbè. Ma ci sono molti italiani? Quasi tutti italiani, tutti siciliani quasi. Addirittura? Sì. Interessante però, eh? Allora, ma qui è tutto a posto. No, no, non c'è niente di sospetto. Buongiorno. 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 Scusatemi, ma la macchina non va tanto a buono. E che problema te? Sono i freni che non frena tanto a buono la macchina. Non ci sono problemi. Se mi coppo buono e controlliamo, ci stanno apposta i freni. Scusate, Marcio. Sì. Potresti usare il gabinetto vostro? Sì, accaderei in dentro ufficio. Grazie. Prego. Ispettore, purtroppo non abbiamo trovato niente. Pulito pure lui. Vabbè, allora andiamo dal titolo, dai, andiamo a fare un giro di là. Andiamo, va. Fanculo. Mustafa, tutto ok? Sì, sì, è tutto bene. Se viene qualcuno, dici che non ci sono. Ok. Carmelo, Angelo, stasera facete un bello servizio, che se mi hanno a finire del respirare. Tano, non vi preoccupate. Ah, un decimo respiro, e il respiro ce le va. Picciotto, fai un bello servizio. Tano, piazza pulita, figino. Volevamo respirare sti pezzi di merda. Bravo, picciotto, a questo dormito resta soddisfatto. Amo nenne ora. Dai, parto. Guarda, amore, c'è un fotografo italiano. Entriamo?
entriamo. Dai. Buongiorno. 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 Prego. Noi ci sposiamo, allora volevamo delle foto, come anche del video, e ci volevamo informare. Sì, da voi. Posso fare vedere qualcosa? Ok, volentieri. Grazie. Allora, qua vi faccio vedere un dimostrativo delle foto. Così. Potete guardare. Allora, queste sono foto che vengono fatte tutti da noi. Cioè, vengono lavorate qua, vengono stampate qua, vengono plessate, plastificate, tutto lavoro da noi, cioè è una cosa artigianale. Signora, con i prezzi come andiamo? I prezzi, abbiamo dei prezzi molto vantaggiosi. Anzi, siete una coppia molto fortunata perché per ora abbiamo un'offerta speciale. Va benissimo, noi ci penseremo sopra, ok? Ok. Fra qualche giorno ripasseremo. Sì. E parleremo dei dettagli. Eh beh, dobbiamo anche sapere quando ci sposiamo. Certo, non certo. Abbiamo ancora una data precisa? No, una data fissa ancora non ce l'abbiamo, quindi è stata una buona idea passare qui da lei. Certo. Anche per vedere un po' le cose come vanno. Perfetto, amore. Va bene. Ok? Ok. Va bene? Va bene. Signora, arrivederci. Grazie. Arrivederla a lei. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Ciao. Ciao, buona giornata. Grazie anche a lei. Claudio, ci apri questa canapè? No, fra 10 minuti è pronta. Ma fai una cosa veloce che chiede a travagliare. Vabbè. Buongiorno, zio. Oh, ma non può, che si dice? Sto bene. Ciao, è mio. Tutto a posto? Sto bene. E io? Ma, non c'è male. Ti in forma? Sì, ma pure ti è in forma. Bello, da fatto bello caroso, veramente. Grazie. Non posso lamentare. Mi ne compiace di Dio, veramente con tutto cuore. Di chi che sta facendo a colonia, si sente dire vieni a casa, a voi per tarlo. E sono orgoglioso di te, veramente. C'è un ragazzo che parla veramente. Mi fa piacere, zio. Ci sono novità di colonia? Finalmente ci siamo, zio. E allora me ne vado a parlare. Dice Don Calogero. Don Calogero, che è una cosa lorda? Non te ne faccia a nessuno. Sempre pezzo di merda è stato questo qua. Però ti dico una cosa, ci avevi un po' di torneaggio a questo qua. Carmelo, le novità quali sono? Zio, giovedì ci sarà l'incontro. Qui con Lumbiane e con la famiglia Don Calogero. Finalmente ci siamo. Con una fava, acchiappiamo dopo l'uomo. Pigliamo i soldi di Don Calogero. Io carico dei colombiani. E finalmente è arrivato pure il mio momento, zio. Della mia vendetta. Don Calogero, bastardo, va a morire capo di mano. Chi ti ammazza a mia parte, sangue non sangue. E finalmente, con tutto il carico e due dei soldi, avrai tutte cose a mano tua. Però, ama stare attenti da ste pezze di merda. Mi sta capendo? Ama ammazzare a tutti, mi sta capendo, ama ammazzare a tutti. Ti capivo, zio. Nessuno deve rimanere, nessuno. E c'hai fiducia sulle idee. Stai tranquillo. Nessuno deve rimanere, nessuno. A ammazzare come i porci. Ma capisci? Buongiorno. Prego. Ti pigli un bello caffè? Sì.
fate due caffè? Due caffè. Scusate, all'amico mio ci servirebbe del documento. E che documento? Dovrebbe cambiare identità. C'ho bisogno di una telefonata. E che me lo dice che tutti e due non siete sbirri? Perché? Avevamo una faccia di sbirri. E allora diamo un po' di tempo. Telefono a un amico e vediamo quello che si può fare. Porto lassù del sole, ok? No, voglio andare alle stelle. Delle stelle? A quest'ora delle stelle? Eh sì, sei capace solo a portarmi al sole. E stasera ti porto fino alla luna. La luna è grande, la luna, lo sai? Lo so. Grande come il nostro amore. Basta, amore, mi sono stancata. Dai, scendi. Amore, mi sento un brutto presentimento dentro. Che presentimento hai? La notte non dormo bene, faccio sogni strani. Come se qualcuno ci vorrebbe separare. No, ma sai che è impossibile. Non ci può separare nessuno. Speriamo. Domani, no? Come ti avevo detto, c'è un incontro molto importante. Ma che incontro è? Non ti posso raccontare ora. Una volta finita, ti racconterò tutto. Con tua calma. E poi inizieremo a fare la nostra vita. Realizzeremo il nostro sogno. Non vedo l'ora. Ma a proposito, tu, cosa importante, che mi volevi dire? Visto che a telefono me l'hai raccontato. Amo, non so come dirtelo. Sai che ti amo tanto. E presto saremo in tre. No, veramente, dentro papà? Sono l'uomo più al mondo, amore. Finalmente saremo in tre. E se sono gemelli? E niente, saremo in quattro. Ti amo, amore, ti amo tanto. Ah, Paola, meno male che oggi sei venuta, eh? Ti ho telefonato, sei venuta subito, così mi sento un po' triste. Non mi fa piacere che sei venuta. Dimmi, che è successo, Rosa? Tu sai il fatto già di mio marito e mio fratello. Adesso anche mia figlia ha conosciuto un ragazzo, che questo ragazzo sta in un brutto giro, a me me l'hanno detto, no? Ma lei non lo vuole capire. Cioè ci promette rose e fiori a mia figlia, ma chi se ce l'ha sulle spine? Lei farà la stessa fine a mia. Io ho sofferto nella vita e non voglio che mia figlia pure soffra come me. E tu hai parlato con tua figlia? Ho parlato, ma sai cosa dice? Fatti tu, io lo amo, lo amo, lo amo. Però non capisce quello che può venire poi nel futuro. Lei non lo capisce, non mi vuole capire. E tu sai chi è questo ragazzo? È un ragazzo, cioè, che l'ho conosciuto pure io, però sì, l'ho guardato, però a me quello non mi piace per niente. Cioè, se vede la faccia, per carità. Io sono una donna e lo posso capire, ma lei è ragazza, lei non lo capisce. Io ci sono passata, Paola, capite? Ci sono passata io, capite? Io non lo so cosa fa, non lo faccio proprio più. Mi dispiace, Rosa. Dai, facciamoci una passeggiata, eh? Disgraziata! Disgraziata! Tu! Ma signora! A tu, a mio figlio! A mia figlia, ma devi lasciare in pace! Non le faccio niente! Ma lo sai disgraziata! Che lo amo. Ma che ami? Ma che puoi fare? Stessa fine a te, disgraziata! Ma cosa? Stessa fine a mia, a casa! Vai via, non la toccare più! Ma le posso spiegare? Minchia, tutta mia hanno capitato. Mamma,
Niente, ispettore. Ho girato nei bar italiani, nei quartieri. Ma è tutto pulito, eh. Nessun indizio, niente. Ma a proposito, Mancini, ma che è questo episcopo? Niente, come se fosse sparito da nulla. Ma è strana sta cosa, perché pure il commissario lo sta cercando. Chi lo sa, può essere anche che il dottor Rinaldi l'ha rimandato a casa. Può essere. Ma... Ciro, Raffaella, domani alle parametri ci sarà l'incontro, mi raccomando, facciamo un lavoro pulito, perché come diceva Giovanni, non devono essere lì dentro. Perché se non ammazziamo una traide, non ammazzi gli annuati, mi capiamo? Camè, digli a tuo zio Giovanni che non si preoccupasse, che domani è tutto a posto, facciamo del nostro meglio. Carmè, ci puoi dire a zio Giovanni, da parte mia non ce ne stanno problemi, la vita mia contro la vita loro. Caffè? Finalmente c'è l'incontro, il grande incontro. Ma Don Vito, per niente chi ci nasce? Angelo, Marco, non vi preoccupate, che Don Vito ha un bello regalo per tutti. È importante che facciamo un bello servizio. Lasciamo soddisfatto a Don Vito. Mi raccomando, domani è importante che non ci facciamo fotte di nessuno. Teniamo sempre occhi aperti, picciotte, va bene? Also eins muss ich dir sagen, so dass wir dieses Jahr heiraten, dass wir uns so viele Sachen vorgenommen haben, dass wir uns eine Zukunft aufbauen, das finde ich sehr schön und ich will am besten mit dir mein ganzes Leben verbringen. Ja, Schatz, ich hab's verstanden. Ich liebe dich. Grazie. Grazie. Allora ragazzi, che mangiamo? Io prendo un carpaccio. Io prendo l'amore. Io mi faccio una bella pizza. Allora Paolo, qualche novità? Ispettore Esposito. Come ho capito io, gente in questi quartieri, brava gente, che sono costretti a entrare in certi giri. C'è anche la signora Rosa. Lei ha problemi con il marito, con la figlia, con il fratello. E ha anche paura di parlare, come tutta l'altra gente in questi quartieri. Hanno paura. Lasagna? Grazie, bella pizza. Prego, buon appetito. Grazie, grazie, grazie. Ci mangiamo una bella pizza, cara. Anzi, è più buona in Napoli questa pizza. Buon appetito. Grazie. Gabriele, domani me ne vai a parametri, che mi riunisco con la famiglia, con tutti gli amici. Tu a girare la stazione e a controllare il carico che arriva anche i colombiani. A stare attento che tutto cosa sia a posto. Io mi fido di te. Don Vito, non ti preoccupare che domani ci sono niente. A manca di tua corrispondo io. Queste cose erano tre. Arriva tutto. E se sbagli, scannami, ben mi devi, io vengo a mandare in Colombia. Non c'è problema. Bravo Gabriele, a così tu vuoi. Hai fiducia in te. Un mi saluto. Don Vito, prendiamo come incontro domani. A saluto. A saluto. Eppure Petuzzo, c'hai un brutto presentimento per domani. Mi sa che caccheruno cacca infame d'anni fa. Perché su raccossi ne possono fottere annate. Ma penso che mi sbaglio. Speriamo. Controlliamo un po' questi schermi. Ehi, un bello caffè. Grazie. Ci vuoi poco, dopo una mangiata. Grazie. Buonissimo. Andrea, via la sedia, sitti vicino a noi.
Allora, Adrià. Ho sentito dire che ci sono dei movimenti strani in giro. Devono arrivare persone della Colombia. Ci sarà un incontro. Dove? Alla piramide. Quando? Domani. A che ora? Orario non ce n'è, incontro c'è. Perfetto. Grazie, Adrià. Prego. Sono i 4 milioni. Vieni, aprici la valigia. Faccio su io. Ok, ma qua ci sono i soldi. Poi abbiamo. E la squadra sta tutto ok. Aiuto. Ma non capisco niente. Ce la faccio. Vai. Ma non, la panza a mano. Ma non. Sto cagando sotto. Non valete manco una domanda. Oh, ma che c'è? State moto tu, tanto l'oggetto di minchia. Ma che c'è? State moto tu! Ma mi devo parlare. Ma tu sai con cosa sta parlando? Così tu, non ti vedo tu, qua appartiene tu. Don Pietro. E ne sparti il coglione da Don Pietro io. Hai capito? Ma tu sai. E non si può fare solo. Non mi permette di sbagliare con Don Galoggero. Don Galoggero c'è stato con le pistole io, ma non c'è dogno perché mi fa schifo qua. Mi fa schifo perché mi ha messo un frate. E io non so dove sono stato qui. Lo sai come? Ho stato. Tanto oggi mi ammazzava a mio frate. Ho stato qua, rischio di mostere, su che ero? Ma chi sta? Non c'è. Ma io ho stato. Gli sbirri. Gli sbirri. Oh, con niente che ci mandate per ciotta che era ammazzato a mio frate. Hai capito? Non vuole sbirri. Capistola fosse. E non massimo per un voto perché mi fa pena. C'hai ancora passare per un voto. Fuh! State molto che sto parlando con la testa. E spara, cazzo, sono esperto. Parla, basta tutto, va. Che c'è? Se, eh? Se devi farlo spara, pensa non che... Non vedo la stessa. Non so. Camilo, vieni qua. Ah.
Commissario Marino, il nostro informatore ci ha detto bene. Stanno tutti qua alla piramide. Bene, allora non ci resta che agire. Le pistole che abbiamo procurato ci servono solo per difesa. Mi raccomando però, massima prudenza, ok? Camera, non è che? Telefono per le sotto che ci sono qua. Mi sono tenuto. Perché me ne le ne portano. Ok, siete pronti? Sì. Mi raccomando, massima prudenza. Andiamo. Mi dispiace che sei così guaglione, ma è morito con forza. E ti dita per lì, ci voglio. Che la sera è cominciata a strada longa, la paura che non sa si può prendere. La valigia fatta in fretta è un ricordo di un amore che non posso insieme a te. E chi lo chiede creature non capiva la ragione che partiva solo tu. Ti stringiste forte forte e poi non t'annavi sti più. Nulla di tanto non tene più niente. Lontana o bene nascosa la gente. È l'ultima amica diventa importante. Per fare un regalo a chi aspetta. Come stai nella pescata? Se stai pigliando qualche pesce? Ma c'è male. E poi si pesca qualcosa. E poi non si pesca proprio niente. È fortuna. E tu, per peccato, vieni a pescare? Mio nonno mi diceva sempre, figlio mio, anche nei ruscelli più piccoli si possono pescare dei pesci grandi. Questo pure è vero. A volte proprio squali. Immagino un po'. E a proposito, la pesca tua com'è andata? È andata buona, anzi troppo buona. Ha ci pigliato uno squalo, addirittura. Madre mia, lo sapevo che ti dovevo avere fiducia. Mi fai felice, felicissimo. E il vagone lo tremo, insieme a Munnezza. E poi come la munnezza è tutto a posto, non ti preoccupare, stanno in buone mani. Sono arrivati al punto giusto, là dove dovevano arrivare.
Allora stiamo tranquilli, se mi dai dubbi. Mo sai che faccio? Faccio una piscata insieme a te. Pisca quella parte là perché castano pesci che mi stanno tagliando per fuga. Lo do io che devo girare attorno e fuga. Attorno e fuga. Ma prima o poi un capo con essi. Non si fanno mettere in lento. Che si vuole tu? E tu sappi come ti vuole mettere? Uglio, che sta venendo? No, oh! Chi stai grosso? Sì! Uglio, che sta venendo? Mentre cantavo tu guardava me, come era bella tu una stella, sguardi scambiati fra noi due. E ti ritrovo un'altra festa, e questo incontro ce l'ha dato Dio. Primo bacio dato pieno d'amore, e noi ci siamo innamorati. È bello quando noi ci incontriamo, è bello quando mi stringi giù a me e mi dici Nino ti amo davvero, mi sento libero quando mi vai, con mano aeroplano tu mi fai volare. Una cosa sola, insieme a te voglio stare con te, come bello lo sai. Pure l'inverno diventa l'estate, la neve più calda rimane con te. E stammi sempre abbracciata così, per dimmi ci rinda non dirti a famore. Tu sia più bella cosa che ci sta. Conosciamo bene e so felice quando stiamo insieme, per tutta vita voglio stare con te e mai nessuno ci mi fa passare. È bello quando non ci incontriamo, è bello quando mi stringi giù a me e mi dici Nino ti amo davvero, mi sento libero quando mi vai, con mano aeroplano tu mi fai volare. Sì, ma una cosa sola, insieme a te voglio stare con te, come bello lo sai. Pure l'inverno diventa l'estate, la neve più calda rimane con te. E stammi sempre abbracciata così, per dimmi ci rinda non dirti a famore. Tu sei la più bella cosa che ci sta. La neve più calda rimane con te. E stammi sempre abbracciata così, per dimmi ci rinda non dirti a famore. Tu sia la più bella cosa che ci sta. La neve più calda rimane con te. Dimmi ci rinda non dirti a famore. La più bella cosa che ci sta. Ma vado in bacio. Lui ci fa praticamente sotto, quindi. Ok.
Don Galogero l'ho fatta venire e mi fa piacere che è stato... ma fammi farlo fare. Vai Mauro. E allora Valentino, tutto buono? Aspetta. Vai. Tano? Ti ferro. Sono quasi sposato, quindi lasciatemi fuori. Ma io sono fatto un matrimonio, però abbi pazienza. Ci ha fatto le palle tante. Ha fatto una mongolfiera quando... Scusa. Vabbè, io non chiamo il dottore. Io chiamo il dottore. Avvocato della società. Spizzero. Frank. Avvocato di facciata, però sotto. Quale quartiere c'ho io? Cambio quartiere. Tu non c'hai un quartiere. Caccia le acqua se trovo. Sta ambiacando un sacco oggi. Questi sono gli inconvenienti quando registriamo. Guardate qua, mi sono bruciata la mano, mi hanno sparato nella mano, però... A me non mi domandare. Non ti interessa rompi? No, e mo tu faccio video. Bastardo. A gioco. Appunto, ma tu c'è da chi tu non ci parla? No, io non mi dare una cosa a mia, io non mi do una mano a mia, io posso accedere a fare. Ah, vero. Che, a bocca secca un po' parlare? No, perché ti sei cavuca, parlando, io piglio medicamente, piglio tutto bene la mattina. Va bene, allora cominciamo una volta. E alla fine, come va a finire? All'ultimo polo alla fine. E facciamo... C'è delle novità, quello so. Sì, e dopo io dico, ci sarà l'incontro, giovedì ci sarà l'incontro, con le colombiane e... Ok. Lo sai che tutto il quartiere parla male di te? Un padre dei nostri figli, là. Ok. No, mi sono dimenticata. Ok. Guarda, ma so. Chi lì fa solo la ieri, stanno facendo una guerra, ma sì. Guarda, la miseria. E chi è? Senta sì. Senta. Ok. Ok, vai. Un fazzoletto. Aspetta. Stacca. Ok. Allora, siamo capiti. No, tutti i discorsi a capo, stacca. Ok. Allora, Valentina, come va? Ok. Appunto, io c'ho un brutto sentimento dentro. È come qualcosa, minchia. Ok. Paolo, oggi mi fa piacere. Aspetta, Mauri. Ok. Aspetta, mi devo bloccare ora. Ok. Il viaggio com'è andato? Andiamo a parlare qui, d'accordo. No, è così. Aspetta, spendo un po'. Allora, perché sono una cosa? Però c'è un film, è chi? Parliamo di italiano. Io parlavo, mamma mia. Sì, quando dico ok, butti un po' con la spallata e butti cose a terra, no? Però quando... Allora, se facciamo direttamente che lei viene da là... No, è quella, lei ora non arriva da qua. Ok. Pronto l'ufficio dottor Lirica... Allora, andiamo? Prego. Andiamo? E voi dove andate? E noi ci andiamo a fanculo. E quella era la... Grazie!
con un mal di testa. Mi rigiro, ma che vita è questa? Ho deciso di cambiare, voglio abbandonare queste case qui nel centro, questi muri di cemento, con un mondo dove tutto è piede nudi, con un jeans e una maglietta. Cantano, camminerò in una giungla tropicale con un ritmo eccezionale. No, te canterò unicolifo, unicola, o sole è mio e che sarà. Indovino, mangio frutta che puoi coltivare, arrivare, arrivare, arrivare con il seme, acqua e sole e l'animale, male, male, male. L'uomo deve che stanno per creare piedi nudi. Cantano, camminerò in una giungla tropicale con un ritmo eccezionale. No, ti canterò unicolifo, unicola, o sole è mio e chi sarà. Marcello Bonfiglio, sono un imprenditore italiano che vive in Germania. La nostra ditta Lumabo Media Solution si occupa di fare risparmiare sulla corrente e sul gas. Noi facciamo un appuntamento a casa vostra e gratuitamente facciamo un consulto per valutare le vostre bollette di gas e di luce. La ditta Lumabo Media Solution vi offre un risparmio fino al 20% di quello che pagate attualmente. La ditta Lumabo Media Solution si trova a Dormagen sulla Bahnstraße 150. Il numero del telefono 02133 285 88 e il 19. Mi potete rintracciare pure sul telefonino 0172 202 3 volte il 9 e il 4. Chiamateci, la ditta Lumabo Media Solution vi fa risparmiare sulla vostra energia. Hallo, mein Name ist Ali Osmodünder. Ich bin der Partner von Luca Marcello Bonfiglio, bin seit circa 2 Jahren bei der Firma beschäftigt. Wir arbeiten auf Termin im Gas- und Stromsektor. Das bedeutet, wir fahren zu den Kunden raus und die Strompreise, die gehen nur nach oben. Die Kunden, wo wir sind, die sparen circa bis zu 20% ein. Und ab dem 01.01.2013 geht es bei uns richtig los, weil die Strompreise um 30% nach oben gehen. Das heißt, rufen Sie uns an und wir rechnen Ihre Ersparnis aus. Ciao a tutti, mi chiamo Luigi Romano e oggi voglio raccontarvi un po' la mia attività. Allora, io lavoro per la LBS, che sarebbe la Landesbausparkasse, in italiano significa la cassa di risparmio. Noi lavoriamo insieme con la Sparkasse, che tutti conoscono, e con la Provinziale. La Provinziale è una delle più grandi assicurazioni in Germania. Allora, io mi occupo dei finanziamenti e dei mutui per comprare una casa nuova o anche per rinnovare la vostra casa. Poi mi occupo del settore
dei semplici risparmi per i vostri bambini, per rendere ai vostri bambini, per esempio con una libretta di risparmio, un futuro migliore, e mi occupo anche del campo assicurativo. Per esempio, quando uno compra casa bisogna avere anche una assicurazione molto molto protettiva. Io sono a vostra completa disposizione e se volete mi chiamate, prendiamo un appuntamento insieme, naturalmente io vengo da voi, ci beviamo insieme una tazzina di caffè. È la cosa più importante che insieme troveremo la strada giusta per un futuro più sicuro. Grazie. Sono Giovanni Raia, il proprietario della trattoria Il Casale a Vermeskirchen. Il mio ristorante può ricevervi per i vostri eventi, comunioni, matrimoni, compleanni, eccetera. Il nostro ristorante vi offre a voi un menù a scelta e soprattutto la cucina casaleggia. Ma soprattutto siete voi a decidere il vostro menù. La trattoria Il Casale si trova a 9976 42929 Vermeskirchen. Il nostro numero telefonico è 021 96 70 68 670. Veniteci a trovare, vi aspetto.